Il cuore delle tenebre era celato in qualche punto di quella grande cattedrale. La città era in preda al caos e la cattedrale non ne sarebbe rimasta immune ancora a lungo. Spesso era in momenti come quelli che dei segreti venivano rivelati o persi per sempre. Rieccoci ragazzi con una nuovissima parte di Legacy of Kain Defiance. Sarà una parte molto breve, nella quale recupereremo l'ultima forgia con Riziel, che sarà la Hard River, ovvero la mietitrice di terra. Ne avevo già accennato in passato riguardo a questa forgia. Molto interessante, vedremo anche che cosa, anzi quali sono i suoi effetti. Però, visto che la parte risulterebbe un po' noiosa, visto che nel commentare ciò che sto facendo è molto banale, anche perché senza commento si capirebbe senza dubbio ciò che bisogna fare per recuperare questa forgia. Quindi mi sono detto, perché non riassumere tutte le forge recuperate parlandone un po', e quindi in questa parte di, se non un quarto d'ora, ve ne parlerò. Quindi, mentre che questa parte andrà avanti, sentirete me che appunto farà il riassunto e vi dirà alcune funzionalità di tutte le forge che abbiamo sino a questo istante, compreso ovviamente quella che recupereremo di qui a breve. Iniziamo subito. Il gioco inizia con Riziel che ha, come ben sapete, solamente due mietitrici, se così le vogliamo chiamare, che sono la Spectral River, che è quella che noi possiamo tranquillamente utilizzare nel mondo spettrale, e la Material River, che sarebbe praticamente la spada senza nessuna forgia. Allora, diciamo che le funzionalità sono uguali per entrambe, quindi ve le riassumo in un'unica volta. Allora, praticamente quando è carica questa, sia la Spectral River che la Material River, danneggiano di più l'avversario, quindi facciamo danni maggiori. Mentre invece il suo potere speciale, ovvero quando si illumina il pallino nell'indicatore vicino alla vita e noi lo utilizziamo, crea un'onda d'urto, la chiamiamo così, che danneggia di più tutti gli avversari che sono attorno a Riziel. Queste, se diciamo, sono le prime due. Poi continuiamo. La prima che recuperiamo nella nostra avventura, ovvero il capitolo 4 del cimitero con Riziel, è appunto la Dark River. La Dark River, quando è carica, praticamente crea delle sfere oscure che colpiscono tutti gli avversari, quindi sono danni maggiori in confronto a quando non è carica. Mentre invece il potere speciale, quindi sempre quando noi teniamo premuto il tasto azione e rilasciamo, e consumiamo anche quella luce nel pallino vicino all'indicatore della salute, praticamente crea invisibile rete per un piccolo lasso di tempo, l'abbiamo anche visto in molte parti di questo gameplay. Mentre invece diciamo che possiamo farne anche un altro utilizzo, che è appunto quello di oscurare le sfere di luce, e abbiamo visto anche questo. C'è da dire che nessun pilastro è allineato a questa forgia. Passiamo ora alla Light River, l'ho tenuta anche questa nel capitolo 4 del cimitero. Ed è c'è una precisazione da fare su questa forgia, perché è molto potente, quindi molto utile contro i nemici ombra. Quindi in sostanza contro quelle ombre che incontravamo, se noi utilizziamo la Light River facciamo più danni, quindi sconfiggiamo prima quei nemici. Diciamo che quando è carica acceca l'avversario per breve tempo, quindi per un piccolo lasso di tempo noi possiamo farne ciò che vogliamo all'avversario. Mentre invece il suo potere speciale non è altro che praticamente crea una potente luce che acceca tutti gli avversari che sono attorno a Riziel, quindi molto utile questo potere. Gli altri utilizzi, come avevo già detto per la Dark River, ma in questo caso è il contrario, possiamo illuminare le sfere di tenebre, quindi molto utile anche questa forgia. Visto che da qui a un paio di secondi ci sarà una storia, per non interrompere il discorso voglio aspettare, e aspettiamo insieme la storia, così dopo continuerò il mio dialogo. Bene. Quel simbolo ricorreva spesso fra le rovine. Avrei dovuto capire subito che cosa adoravano. Non c'erano dubbi.
La scena rappresentava il tormento e la disperazione degli antichi vampiri perché la maledizione li staccava dalla ruota del destino. Dunque, era la separazione dal loro dio che li aveva portati alla follia e al suicidio. Finalmente capii che la vera maledizione non era la sete di sangue, ma l'immortalità. La razza più saggia, forte e nobile, ingannata dalla voce di quel vecchio parassita. Ma io l'avevo visto. E qualunque cosa fosse, non era un dio. Benissimo, diciamo che questa storia riassume molto meglio tutto ciò che io vi ho già detto una scorsa parte. Quindi, qui ecco che veniamo che le cose vengono chiarite e spiegate anche molto meglio. Mi sono dimenticato di dire che per la Light River, come anche per la Dark River, non c'è nessun pilastro allineato. Passiamo alla Fire River, ottenuta nel capitolo 6, e qui abbiamo dei pilastri allineati che sono conflitto e Benedetto chi natura. è sulla ruota. Gioisci che la ruota gira. Essa gira anche se non la possiamo vedere. La vostra ruota è una menzogna. Tu farai girare la ruota. Vieni. Muori. Benissimo, continuo col mio discorso, poi casomai riprendo con quello che stiamo facendo. Allora, quando è carica la Fire River, praticamente provoca lievi bruciature all'avversario, quindi facciamo ulteriori danni, appunto. Mentre invece, diciamo che il suo potere speciale, quindi sempre al solito discorso, tutti gli avversari che sono nelle circostanze, insomma, vengono bruciati. C'è da dire che tutti quegli avversari bruciati, una volta morti, non rilasceranno l'anima. Quindi, diciamo che la Fire River è una forgia molto potente, però anche ci sono dei contro molto importanti, come questo, appunto. Qui non è un lag, ma è il motivo, ve lo spiegherò se ce la faccio, rientrerò con i minuti in questa parte. Comunque sia, in alcuni istanti vedrete Rezzi rallentare, in alcuni velocizzarsi, e appunto vi dirò il motivo subito, appena possibile. Parliamo ancora della Fire River. Gli altri utilizzi possono essere, anzi sono, accendere i bracieri, l'abbiamo anche visto. Passiamo subito alla Air River, ottenuta nel capitolo 6, e qui anche abbiamo altri due pilastri allineati che sono mente e dimensione. Allora, è utile per interrompere gli attacchi degli avversari perché nel momento in cui loro ci stanno attaccando, se noi li tiriamo un paio di colpi, li facciamo roteare, quindi il loro colpo non andrà a segno. Molto utile. Diciamo che quando è carica, fa roteare l'avversario, appunto, e con delle combo si può anche far spazzare via il nemico. Mentre invece il suo potere speciale è appunto quello di creare un vortice d'aria che spazza via tutti i nemici vicino a Reziel. L'altro utilizzo è quello di attivare i generatori di corrente d'aria, quelli che ci facevano salire, insomma, l'aria ascensionale, che ci facevano raggiungere altre zone. Quindi la Air River anche lei è molto importante. Ora passiamo alla penultima forgia che avevamo ottenuto in passato, che è la Water River, ottenuta da pochissimo, visto che se non ricordo male era nella scorsa parte o due parti fa, comunque ottenuta da ben poco, ottenuta nel capitolo 8, appunto, e abbiamo anche qui altri due pilastri allineati, che sono stati, il pilastro appunto degli stati e della morte, che non vi ho detto nella scorsa parte. Quindi quei due boss che avevamo incontrato nella scorsa parte per riuscire a riempire quella clessidra erano rispettivamente il guardiano del pilastro della morte e degli stati. Poi, quando è carica la Water River, congela per breve tempo l'avversario, quindi abbiamo anche visto in questa parte che i nemici colpiti dalla Water River vengono congelati per breve tempo, quindi molto interessante anche questo aspetto. Il suo potere speciale praticamente danneggia tutti gli avversari e li congela attraverso un colpo che anch'esso fa dei lievi danni. Gli altri utilizzi sono semplicemente spegnere i braccieri, quindi il contrario della Fire River, e congela le cascate, che abbiamo visto anche quest'altro, anzi abbiamo visto entrambi gli aspetti. Esaminate tutte queste river, chiamiamole così, tra virgolette queste river, passiamo a quella che dobbiamo tenere in questa parte, la Heart River. Quindi la forgia di terra che
verrà impregnata a breve nella nostra spada spirito, la otterremo in questo capitolo, che è appunto il decimo Quel recipiente capitolo, e abbiamo spirituale era protetto affrontato. da una barriera di energia occulta. Doveva esserci un modo per farla svanire. Vabbè, e abbiamo affrontato questi due boss che sono appunto gli ultimi, e rispettivamente erano il boss del pilastro dell'energia e l'ex guardiano, appunto, o boss del pilastro del tempo. Ecco, ho spiegato il motivo per cui Rietzel rallentava i movimenti e li velocizzava, perché appunto il guardiano, l'ex guardiano del pilastro del tempo, riusciva a farci rallentare o velocizzare a seconda di come li girava appunto nella sua mente. Quindi, l'Art River, diciamo che vi dico tutto adesso, così almeno ho tolto di mezzo questo mio sfizio di fare riassunti per elencarvi tutte le forge ottenute e anche non ottenute, visto che alcune non le avevamo ottenute e ce le avevamo già dall'inizio del gioco in sostanza. Quando è carica questa forge che recupereremo adesso, l'Art River danneggia l'avversario e lo stesso danno si propaga negli nemici vicini, quindi non tutti, ma quelli vicini al nemico che stiamo colpendo. Mentre invece il suo potere speciale praticamente genera un terremoto che danneggia tutti i nemici in quella zona di terremoto, appunto. Gli altri utilizzi importantissimi e molto belli sono la possibilità di camminare sott'acqua, quindi non nuoteremo più, grande sorpresa, e la possibilità di attivare le piattaforme di terra. Mentre la mietitrice assorbiva le anime dei guardiani dell'energia e del tempo, venne impregnata con il potere elementale della terra, a cui erano allineati i loro principi. Benissimo, diciamo che la scelta di creare la possibilità per Rietzel di camminare sott'acqua, quindi nel mondo materiale intendo, perché nel mondo spettrale ovviamente l'acqua non c'è, quindi vediamo un Rietzel che non nuota più con questa forgia, ovviamente non nuota più, e possiamo anche recuperare alcuni oggetti che prima non erano recuperabili, visto che nuotavamo per forza. Lo vedremo nelle parti successive, ed l'ho trovato veramente un'idea geniale. A me è piaciuta tantissimo, per quello che l'Art River la trovo la più importante e anche la più bella delle forge di questo gioco. Diciamo che probabilmente nell'intro di questo video prenderò tutte le immagini delle forge e le metterò, tanto per farvele tutte vedere, tanto per anche dare un riassunto ecco visivo di quello che ho spiegato ecco in questa parte. Allora, per abbandonare quest'ultimo tempio dobbiamo azionare sei diciamo, anzi colorare i sei tasselli che sono nella cornice del portale, in modo tale lo attiveremo e ce ne fuggiremo via da qui. Ecco, il primo è già stato fatto. Diciamo che per riuscire a azionare il portale dobbiamo se non utilizzare la maggior parte delle forge ottenute sino ad ora. Per aprire la porta di destra basta mettere le due statue nella forgia di fuoco e azionare il bottone. Per aprire la porta di sinistra basta mettere le due statue con la forgia d'aria e sempre premere quel bottone lì. Poi, ovviamente, con la Water River dobbiamo spegnere i due candelabri o i due bracieri accesi. La Art River, quella che abbiamo appena recuperato, praticamente al suo massimo utilizzo nella Villa Divora, dovrebbe bene sì, ci dobbiamo ritornare. Anche perché ci consentirà di aprire alcune porte che avevamo visto la prima volta che avevamo esplorato la Villa Divora, e il motivo lo vedremo tra non molto. Qui dobbiamo semplicemente accendere i bracieri e quindi ne avremo anzi acceso 4 tasselli o 4 pallini, questi qua su 6, e ora dobbiamo trovare anche gli altri due per riuscire ad attivare il portale. Ecco, queste qui sono le piattaforme di cui vi parlavo prima. Diciamo che sono un po' il modo di attivazione di queste piattaforme, diciamo che è un po' simile a le correnti d'aria con cui noi diciamo facevamo un gran uso con la forgia d'aria.
Planiamo verso destra, dobbiamo semplicemente accendere questi due braccieri. Il mio consiglio è fare prima a sinistra, poi a destra, perché per abbandonare questo tempio dobbiamo andare a destra, quindi così una volta accesi questi due braccieri ritorniamo subito nel regno spettrale, oltrepassiamo la grotta e il gioco è fatto, per non perdere tempo. Diciamo che la parte l'ho voluta interrompere proprio perché la prossima sarà abbastanza interessante, abbastanza importante, quindi ho detto per non fare tutto un'unica parte, visto che ne avevo caricato di recente una di quasi 40 minuti con i brividi, ho preferito fare così. L'interruzione di questa parte è nello stesso punto in cui inizia, quindi non c'è niente di particolare. Perché dentro la cattedrale di Averus dobbiamo praticamente azionare delle piattaforme per recuperare un oggetto, ma questo lo faremo nella prossima parte. Qui ho il mio sfogo personale, benissimo. E, fatto tutto questo, semplicemente usciamo fuori e abbiamo fatto. Quindi ragazzi, io vi saluto, spero che questo riassunto delle forge vi sia stato utile, anche perché non mi piaceva parlarne così a spezzoni in tutte le parti, così almeno qui abbiamo recuperato l'ultimo e vi ho fatto tutto il riassunto. Detto questo, ci salutiamo e ci sentiamo anche nella prossima parte, quindi ciao ciao!